Buongiorno gente, sto andando all'università per prendere un foglio che la mia amica Giorgia mi ha gentilmente stampato, perché io sono sprovvisto di stampante, che è il piano di studi, che non posso consegnare online perché sono sfigato, quindi devo portarlo a mano in segreteria stamattina, ed è un po' una rottura perché ci sarà fila, ci sarà casino e cose del genere, ma va fatto, lo facciamo. Intanto sono un po' arrabbiato perché mi sono dovuto alzare, la cosa già mi fa arrabbiare di per sé, e mi sono svegliato anche in ritardo perché proprio non ce la facevo e dovrei essere tra 5 minuti davanti all'università e credo di mettercene di più. Scusa Giorgio. Poi sono arrabbiato anche perché abbiamo completamente saltato il momento felpe. Non so come sia da voi, ma qui a Bologna siamo passati dalle maniche corte alla giacca. Sti corridoi dei lavori mi affascinano, ma mi inquietano anche un po'. Ci siamo quasi. Ho dovuto cammicorrere. Devo compilarlo. Ecco la segreteria. Ci ho messo meno del previsto. Fatto. Mo' mi metto a montare il video che deve uscire oggi, che ancora non l'ho fatto. Oh, oh, oh. Si va al lavoro. Sì, oggi metto anche a lavorare. Ho scaricato una marea di file che avevo ancora sulle mie SD per metterli nel computer, così da svuotare le SD perché non c'era più spazio per metterci roba nuova. Le SD, per chi non lo sapesse, sono le schedine di memoria delle videocamere che uso. Dopo aver montato ho iniziato a organizzare delle cose per Spacevalley insieme agli altri. Abbiamo fatto la prima pubblicazione massiccia per creare hype. L'avrete sicuramente vista, abbiamo tutti condiviso su Instagram il logo di Spacevalley e abbiamo anche attivato per la prima volta i social di Spacevalley, che trovate tutti in descrizione. Spacevalley è il nuovo canale che partirà tra poco, tra veramente poco, quindi se non volete perdervi nessuna notizia, nessun fatto, nulla, seguite tutti i suoi social network. Ripeto, i link sono in descrizione. Descrizione. E adesso sì, sto andando a lavoro, e col lavoro non intendo nulla di serio. Colui che mi ha trovato da fare il video per la Race for the Cure, la maratona a favore della cura del cancro al seno e a supporto delle donne che hanno superato questa grave malattia, e lì era però volontariato, nel senso sono andato gratis, io ho fatto i video e adesso prima o poi dovranno montare e pubblicare tutto. Questo qui in teoria vengo pagato o qualcosa del genere, ancora non lo so sinceramente come funzionerà, però devo andare in un palazzo qui vicino da qualche parte che devo cercare e fare il video. Infatti sono attrezzatissimo per una sfilata d'alta moda. Sì, una sfilata d'alta moda. Io non so un cazzo di moda, non so che sfilata sto andando a riprendere, non so chi sia la stilista. Devo riprendere una sfilata di moda, andiamo. Va bene, il posto è questo. Ma sono incredibilmente in anticipo. Assurdo. Non male il posto dove si tiene la sfilata, Pronti? Per collegare la videocamera all'alimentazione ho dovuto fare tutto un passaggio e c'è tutto il cavo in tensione. Inizia ad arrivare la prima gente. Io sto già registrando un timelapse. Da qui entra la gente e il cavalletto è in mezzo ai piedi. Per non farlo colpire e spostare tutta la videocamera mi sto tipo slogando una caviglia nel tentativo di proteggerlo. Finita. È stata una bella esperienza. Non è che io abbia fatto molto, ho piazzato la telecamera sul cavalletto, ho filmato. È stata però un'avventura anziana. Allo stesso tempo c'erano anche delle belle modelle, come avete visto, quindi contentissimo. Pronto per andare all'allenamento con la mia maglia termica e sopra la t-shirt del castello errante di Howl. Lo sento come uno di quei giorni in cui mi faccio male. Mi ha chiamato quello con cui ero a fare oggi il video, il fotografo, che mi ha trovato il lavoro, per spiegarmi delle cose, parlarmi di cose, organizzare delle cose. E tipo, è tardissimo, devo andare a prendere due ragazzi anche prima di andare ad allenamento per portarli là, che hanno bisogno di un passaggio. E tipo, dovrei essere lì ora. E no? Capperi. Arrivo. Ho finito allenamento. Non potete capire del freddo che faccia, che fa, non lo so, che faccia, che fa. Freddo, sto tremando, ho parcheggiato lontanissimo, mi sono fatto tutta la strada tremando proprio. Oh, è verde, devo attraversare. Mi sono fatto la doccia, ma non posso usare il phone perché dormono.
qui devo star bagnato. Domani raffreddore assicurato. Comunque devo andare a dormire che sarà una giornata impegnativa quella di domani, devo svegliarmi presto. Per cui ci vediamo domani con un nuovo vlog. Lasciate un mi piace qui sotto, scusate se parlo piano, ma vale la stessa regola del phone. Arriviamo a 1000, mi aiuta davvero tanto. Lasciate anche un commento, seguite i social network miei e di Space Valley che trovate in descrizione. E noi ci si vede appunto domani. Ciaone. È da un'ora che Cesare ride perché sono senza barba. Mi sei fatto vedere bene. Sì che mi sono fatto vedere bene.